Amici della Gazzetta, oggi abbiamo l'onore di avere con noi Graziano Rossi, un pilastro della storia del motociclismo italiano e mondiale. Innanzitutto, grazie di essere qui. Senti, tu eri uno dei quattro moschettieri del motociclismo italiano, assieme a Lucchinelli, Uncini e Ferrari. Chi era più forte di voi? Intanto grazie a voi di essere qui. Lucchinelli, Uncini e Ferrari, secondo me erano forti allo stesso livello. E chi aveva magari chi era un po' più bravo in curva, chi era un po' più bravo in staccata, chi era un po' più bravo in partenza, oppure, però direi li metterei sullo stesso livello. Io ero meno veloce di loro, però. Io ero meno bravo di loro. Ma a Misano andavi più veloce tu? No, andavo più forte a Imola. A Imola andavo forse più forte di tutti questi quattro, perché Imola è una pista che è sempre stata proprio nel mio cuore. E sai, a volte c'è un feeling particolare fra un pilota e una pista, e magari non sai nemmeno perché. Mi ricordo questo curvone che era il tamburello, che era meraviglioso, e che ogni volta che lo finivi tiravi un sospiro di sollievo. Imola, ecco, Imola era bellissimo, sì. Com'è successo che tu hai iniziato col motocross? Come sei arrivato al motomondiale? Io ho cominciato col motocross perché non avevo ancora 18 anni e i miei genitori non mi davano il permesso per correre la velocità. E allora ho cominciato nel motocross e poi appena ho avuto l'età sono passato alla pista. Sono passato alla pista perché mi piaceva di più. E poi perché il motocross era ed è tuttora uno sport che vuole tanta prestazione fisica, tanta forza nelle braccia, e io non ne avevo abbastanza per poter pensare di vincere delle gare. Chi erano i piloti a cui ti ispiravi? I tuoi idoli? Ma io ho sempre avuto una grande ammirazione per Kenny Roberts. È vero, Graziano, che tu hai studiato per diventare maestro elementare? Io ho preso la, non, non la laurea, come si dice, il diploma da maestro elementare e lo avrei potuto fare. Con tutto quello che questo significava come pericolo per i bambini, e può darsi che lo potrei fare anche no, ancora adesso non credo. Però io sono un maestro elementare, sì, è vero, è vero. Le prime 2 stagioni in 500 con la Suzuki non sono andate male, ti hai rimesso in buona evidenza, no? Mi ero messo in buona evidenza, ma ho avuto un po' di sfortuna. Se sfortuna si può chiamare un incidente grave per la strada, proprio con un'automobile, proprio in un periodo in cui era quasi ora di cominciare le gare, e quindi questo mi ha tolto un po' di lucidità nella 500 di allora, come la MotoGP di oggi. Se non sei al 100% o qualcosa di più, non puoi competere per vincere. Senti, tu hai sfiorato il titolo mondiale in 250 con la Morbidelli. Hai fatto 5 gare, 5 podi. Hai rammarico per quella stagione? Sì, moltissimo. La 250 Morbidelli è stata una parentesi meravigliosa, perché la moto era molto veloce. E la 250 quell'anno lì c'era Ballington, c'era Hansford, erano dei piloti,
assolutamente velocissimi, fuori classe entrambi. E io c'è stato un punto della stagione, avevo vinto tre gare consecutive e diciamo che sarebbe stato possibile lottare per il moto mondiale quell'anno, però poi invece sono riuscito a cadere nell'ultimo giro del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, quando ero primo o secondo? Mi sa che ero primo e sono caduto a metà dell'ultimo giro. Ecco, questo per dirti che tipo di pilota ero io. Ecco, io avevo un'affidabilità pari a zero. Tu dicevi sempre che bisognava che gli spettatori avessero in cambio del biglietto spettacolo. Pensi che questo tuo guidare sempre all'estremo, sempre anche con una punta di divertimento, ti abbia un po' handicappato nei risultati? Io credo di no, poi questa è sempre stata una mia idea e sono sicuro che sia così. Io quando poi ho smesso di correre in moto ho fatto una decina d'anni di rally, no? Il rally è un altro di quegli sport che ti permette di andare forte guidando pulito o anche guidando sporco. E naturalmente ci sono alcuni piloti, ma vedi Colin McRae ad esempio, che dove c'è una curva con un mucchio di gente, assolutamente fanno sempre spettacolo. E io ero così, facevo così, pur non essendo simile a Colin McRae. E quindi poi qualche volta sbagliavo anche la curva e stai sicuro che se sbagliavo una curva era perché lì c'era un mucchio di gente. Questo è sempre stata un po' la mia caratteristica. Mi piaceva molto fare le impennate. Credo che a Imola io abbia il record dell'impennata più lunga, addirittura qualche metro più di Kenny Roberts, secondo me. Quando facevamo le 200 miglia era un grande piacere con le Yamaha 750 e guidare in impennata. Tu hai avuto almeno due incidenti spaventosi. Hai mai avuto paura di correre? L'incidente quello con l'automobile per la strada. E non ho avuto paura perché non me ne sono accorto. E, per fortuna non mi sono accorto neanche dell'altro incidente molto grave che ho avuto a Imola, dove sono riuscito ad andare a cadere nel punto più veloce di Imola che si percorreva in quegli anni lì, credo a 240 km/h. La curva dopo il tamburello, prima della tosa, c'era un curvone a destra che si chiama, non mi ricordo come, però non ho avuto paura. A Imola mi ricordo che quando poi mi sono guarito, poi guardando le immagini con degli amici e rivedendo quello che era successo, lì un po' paura lì mi è presa, a dire la verità. Però per fortuna non si ha paura perché gli incidenti, quelli molto gravi, generalmente non si vivono perché si è incoscienti, insomma, non si vivono nel senso che non li, come posso dire, non fai in tempo a capire cosa sta succedendo, quindi non fai in tempo ad aver paura. Pure un pilota coraggioso come te, sei passato alla storia per quando eri pilota ufficiale Suzuki non aver voluto correre al Nürburgring. È stata una decisione. Perché? Guarda, a dire la verità, noi quando siamo arrivati al Nürburgring di questa pista avevamo solo sentito parlare, solo sentito favoleggiare di questa pista. Poi andandoci dentro con la 500 ti rendevi conto
che era veramente una cosa pericolosa, ma pericolosa molto, era come andare in giro qui da Pesaro a Urbino, a Senigallia, a Fossombrone con una moto da Gran Premio e dover cercare il limite, quindi era molto pericoloso. Allora decidemmo insieme, molti piloti, di non fare la gara. E fu una cosa, secondo me, molto, molto giusta. Ecco. Senti, nel 1980 appunto sei stato nel team Gallina e hai avuto degli ottimi risultati e poi comunque non c'è stata la riconferma. Si narrano molte storie di quell'anno. Com'è andata a finire? Perché è finita così? Aspetta, aspetta, non riesco a seguirti con la memoria. Io al Team Gallina sono arrivato dall'anno della 250 Morbidelli, no? E si pensava, io per primo, che io potessi essere uno dei 4-5 piloti che avrebbero potuto lottare per il Mondiale 500, no? E poi per una serie di motivi, primo dei quali quell'incidente lì per la strada, poi anche qualcun altro, questo non si verificò e quindi io fui una, no, non fui all'altezza delle aspettative. Per questo poi l'anno dopo non ci sono stato, nel senso non c'ero più l'anno dopo. Tu hai avuto una parentesi di un anno anche con la Morbidelli 500. Che moto era? Era competitiva? Poteva fare qualcosa? Ti posso dire questo, la Morbidelli 500 era un sogno meraviglioso. Allora, la Morbidelli era una piccola casa costruttrice di moto, che però costruiva le macchine per la lavorazione del legno, e della quale il titolare Giancarlo Morbidelli era assolutamente un meraviglioso artista della meccanica ed era dalle sue idee. Che nacque la 250, che vinse diversi mondiali, nacque la 125, che di mondiali ne vinse altrettanti, nacque la 500, che però a metà del suo sviluppo, purtroppo Giancarlo Morbidelli non ebbe più la possibilità di seguirlo da vicino al reparto corse Morbidelli, non ebbe più la possibilità di lavorarci personalmente su questa moto. E quindi la moto, che aveva un potenziale altissimo, si fermò lì. Io credo che la Morbidelli 500 avrebbe potuto competere con le Suzuki, con le Yamaha, con tutte le 500 migliori del mondo, perché la Morbidelli era una piccola casa, ma ricca di un talento inimmaginabile. Graziano, la Gallina Cristina era stata una cosa pubblicitaria o anche la 600 Multipla, erano trovate pubblicitarie o era un tuo modo di vivere il motociclismo in maniera scanzonata? No, no, era semplicemente la fortuna di vivere in una città come Pesaro, piccolina, dove ci si conosce tutti, di avere un bar dove stare tutte le sere insieme a un gruppo di amici a fare delle stupidaggini e insieme a questi amici le stupidaggini inventarle e pensarle e poi realizzarle. E la Gallina Cristina fu uno di questi eventi, insomma. Ecco. Chi è il pilota più forte contro cui hai corso? Roberts, Schim, Mola, Ballington? Sì, io credo Kenny Roberts. Io credo che Kenny Roberts non l'ho mai voluto paragonare con Valentino. Perché non sta bene farlo, ma credo che dopo Valentino Kenny Roberts sia stato il pilota più forte di tutti i tempi. Dopo Valentino ho detto, vero? Sì, Hai detto giusto. ho detto. Ascolta, poi tu hai avuto una carriera in automobile anche con dei titoli, sia nel rally che nella pista. Come la ricordi? Ah, molto, molto bello in automobile.
quando uno ha sempre corso in moto e naturalmente in moto hai sempre un po' di paura dentro di te perché capisci che stai facendo una cosa abbastanza pericolosa, arrivare a guidare l'automobile dove invece il pericolo è molto molto minore e si va fo molto forte lo stesso e alla fine il divertimento è quasi pari alla moto, diventa una cosa magica, meravigliosa, insomma, guidare le automobili è una cosa meravigliosa. Poi quando tu sei appassionato di andare con la moto in impennata, no? E questo lo fai e ti dà un grande gusto, una grande soddisfazione, una grande adrenalina. E quando ti accorgi che le automobili vanno anche di traverso, e fare un traverso bello, lungo e divertente quanto fare un'impennata con la moto, allora hai scoperto quasi un po' il sapore della vita, no? Ascolta, tu frequenti anche il paddock nei giorni nostri. È diverso dal tuo? È un'evoluzione? I piloti sono diversi? Ti ci ritrovi? Ma guarda, è diverso tutto quello che c'è tecnicamente, i mezzi, i soldi, sono diversi i colori, lo spirito è sempre esattamente lo stesso, però, perché correre in moto uno contro l'altro, partire ed essere da soli contro altri 24 assatanati con un arnese che in fondo al rettilineo fa 360 km/h, è comunque una sensazione che, non, che credo da pochissime altre parti si possa vivere, si possa assaporare. Oggi poi che siamo arrivati ad un livello dove i primi 10 sono in 2 decimi, è sempre più una cosa, sempre più, si cerca sempre più il limite ed è sempre più una cosa vicina al limite. Ed è sempre più una cosa che secondo me c'è della magia in questi 22 piloti, no, 22 no, ma 12 piloti che stanno dentro al secondo. Io credo che ci sia della magia. Senti, le moto appunto fanno i 360, è troppo? O tu faresti qualcosa anche in moto 3, in moto 2 per limitare, per aumentare ancora la sicurezza? O vabbè? Io questo sinceramente non lo so, non lo so. So che le velocità cominciano ad essere un pochino troppo alte, preoccupanti, e credo che le federazioni addette arriveranno presto a porre delle limitazioni, soprattutto alle MotoGP, perché la MotoGP è dopo la 500, si è fatto il passo indietro della Moto 500 due tempi, si è fatto il passo che aveva 220 cavalli per 150 kg, si è fatto il passo indietro della MotoGP, ma credo che sia quasi ora di farne un altro, perché 360 all'ora è un pochino troppo forte. Senti, Graziano, se il principe arabo invece di dare i soldi a Valentino li avesse dato a te, che moto sceglieresti? E due piloti, magari uno esperto e uno giovane. Che moto e che piloti sceglieresti? Io farei le stesse scelte che sta facendo Valentino. Allora, sceglierei Luca Marini e Bezzecchi e sceglierei delle Ducati, ecco. Ascolta, L'ho tu sei sentito dire, stato. a parte questo è stato un suggerimento che qualcuno mi ha dato. Tu sei stato un padre d'arte, però eri sempre molto da parte, voglio dire. Adesso ci sono tanti giovani che arrivano molto presto al professionismo con i genitori alle spalle che spingono. Non pensi stiamo un po' esagerando nel portare i giovani nel motomondiale così presto e con tanta pressione? Ma no, perché i giovani è meglio che cominciano presto, comunque prima possibile, perché più sono giovani e più hanno capacità di apprendimento. E i genitori fanno il possibile e molte volte anche di più, e
Io ho avuto la fortuna di essere stato pilota prima di avere un figlio che lo diventasse, e quindi sapevo, per averlo vissuto, che questo troppo impegno, troppo immedesimarsi, troppo immedesimamento, porta comunque dei cattivi risultati per quello che riguarda la carriera dei figli. Ecco. Io ho avuto la fortuna di averlo imparato da prima, e quindi di essere arrivato con Valentino alle corse e di saperlo che il babbo doveva stare più lontano possibile. Meno si vede il babbo, e meglio è per tutti, per tutti. Ascolta, quando Valentina ha avuto la possibilità, o almeno sembrava che avesse la possibilità di andare in Formula 1, di provare la Ferrari, tu cosa hai pensato? Poteva essere una svolta da fare oppure no? Sì, io ero molto affascinato da questa possibilità. E Valentino, che invece ha molto di più i piedi per terra di me, si rese conto che probabilmente sarebbe stato molto più divertente continuare con la moto, che salire su una Formula 1, dove... Sai che cosa? Lui scoprì, facendo una prova, mi ricordo, con tutti gli altri, lui scoprì quanto in Formula 1 il pilota contasse poco. Lui sapeva quanto invece in moto il pilota contasse molto, e quindi la sua scelta è stata conseguente da questo. L'ultima domanda su Valentino, cioè proprio un anno fa in Austria ha rischiato probabilmente come non mai l'incidente con Zarco, eppure continua a correre. Ha un po' la tua testa o cosa faresti tu? No, no, Valentino per fortuna ha dimostrato da subito, da ormai qualche decennio, di avere una testa molto diversa dalla mia. E io credo che lui ci stia pensando in questo periodo, in questi momenti. Io sarei contento che lui continuasse, se la cosa la dico così senza pensarci. E se ci penso bene, non lo so, sarei contento che continuasse lo stesso, anche se ci penso bene. Però quello che deciderà lui io ancora non lo so. Senti, se tu salissi su una MotoGP attuale, staresti nel 150% del tempo di qualifica? Ci pensi mai? Non credo che sia possibile. Magari con la testa che ognuno di noi ha, quindi con la mia, probabilmente penserei che dopo 2 o 3 giorni di prove in quella pista lì, ma magari ce la faccio. Invece poi faccio una pensata e mi rendo conto che questa è una grande stupidaggine, non ce la farei mai. Non ce la farebbe ne nessuno, perché la MotoGP oggi è una cosa che tu devi avere nella pelle, è una cosa che tu devi avere nella testa. Il tuo corpo deve essere completamente dentro la MotoGP, il tuo cervello deve essere completamente dentro la MotoGP, e non è una cosa per tutti, non è una cosa per molti. Graziano, tu sei ancora estremamente giovanile, però comunque stai raggiungendo, hai superato i 60. Volendo, hai avuto una vita intensissima, è stato... Alla fine, cosa sono le cose importanti della vita secondo te? I soldi, il divertimento, la fama, il sesso? La cosa importante della vita, la cosa più importante della vita è avere degli amici, avere dei buoni amici sempre, sempre vicino, potersi inventare la gioia di vivere, avere sempre qualcosa di interessante da fare, e questo dipende molto dagli amici. L'amicizia nella vita credo che sia la cosa più importante che c'è. Perfetto, Graziano, è stato veramente un piacere sentirti e penso a nome di tutti gli appassionati, grazie per questa bellissima conversazione. Grazie a voi che avete avuto la pazienza di starmi a sentire.